Ciao ragazzi, oggi sono qui con il mio Mi Note 10 Pro di Xiaomi e in questo mio secondo video in italiano volevo un po' spiegarvi come migliorare notevolmente gli scatti macro fatti con questo dispositivo. Questo perché in rete ho notato diverse lamentele sul fatto che non si riuscissero a scattare foto macro da distanze ravvicinate con il Mi Note 10. E questo è dato da un semplice limite hardware, dal fatto che la fotocamera principale ha un'ottica appena un po' più grandangolare degli altri competitors, e quindi la distanza minima di messa a fuoco è un po' più ampia rispetto che gli altri. Ma in questo video cercherò di spiegarvi come migliorare notevolmente questa cosa. Il metodo più ovvio sarebbe appunto quello di usare la dedicata lente macro, che è questa qua, il pallino più a sinistra, qua in basso in modalità automatica. Io clicco semplicemente lì e mi entra nella fotocamera macro, con la quale io posso avvicinarmi fino a 1,5 cm di distanza dal mio soggetto e riesce a mettere perfettamente a fuoco. Il problema qual è? Che con la fotocamera macro gli scatti saranno limitati a una risoluzione di 2 megapixel. Il che è davvero un grosso limite, perché 2 megapixel sono belli su schermo guardando un'immagine così normale, però poi quando si va a zoomare in realtà perde velocemente di dettaglio la foto. Come fare quindi per ottenere scatti macro, quindi molto vicini al soggetto che abbiamo, ma allo stesso tempo mantenere una qualità di scatto abbastanza elevata? Ora vi spiego. Il modo migliore tra quelli che ho provato per scattare delle foto macro con una risoluzione comunque molto più che accettabile è questo. In pratica io adesso sono in modalità automatica, così come quando mi si apre l'app della fotocamera. Sto usando quindi il sensore principale, quello da 108 megapixel, quello più risoluto e che riesce ad acquisire immagini di qualità superiore rispetto a tutti gli altri sensori. Io, tenendo premuto sull'1x, scorro verso l'alto fino a che non arrivo a 1,9x. Adesso 1,8, ma non è questo il problema. 1,8x, 1,9x. Basta stare in quel range lì senza superare il 2x, perché oltre ai 2x lo Xiaomi attiva in automatico un'altra delle sue fotocamere, che è quella 2x ottico senza perdita di dettaglio. Però quella fotocamera ha una distanza minima di messa a fuoco che è ancora più ampia rispetto a quella principale, quindi noi dobbiamo stare sotto il valore 2x in modo che attui uno zoom solo digitale sulla fotocamera però principale, ovvero quella da 108 megapixel. In questo modo noi abbiamo come un semplice crop su una foto da 108 megapixel. Voi vi chiederete: ma in automatico scatta 27 megapixel, non scatta 108 megapixel? Vero, però è anche vero che i dati derivano comunque da un sensore che ha 108 megapixel e che quindi ha un'enorme quantità di dettagli e di informazioni sull'immagine che stiamo scattando. Quindi, anche se noi stiamo facendo uno zoom digitale, 1,8-1,9x è comunque uno zoom molto ridotto e quindi c'è abbastanza dettaglio e abbastanza informazioni nel sensore per ottenere un'ottima immagine anche con uno zoom digitale. Infatti, se io scatto questa foto, andandola ad analizzare adesso su uno schermo grande, come vedete, posso notare diversi benefici. Prima di tutto che, se vado a zoomare, come vedete, la qualità è davvero davvero elevata. Il fuoco è appunto sul pistillo del fiore e la qualità è davvero elevata. Scattando con la macro 2 megapixel non si ottengono assolutamente questi risultati in termini di dettaglio, ma soprattutto se guardate lo sfondo qui dietro, c'è un bokeh naturale che è davvero pazzesco. Questo perché noi con lo zoom digitale stiamo usando il sensore principale, che è quello da 108 megapixel.
che è molto ma molto più grande rispetto ai sensori, alla grandezza media dei sensori su smartphone, e quindi questo permette di generare un bokeh davvero molto piacevole e molto staccato dal soggetto in primo piano nelle fotografie macro. Un altro beneficio del fatto di scattare a uno zoom 1,8x o 1,9x con la fotocamera principale è il fatto che noi potremo fare delle fotografie macro anche in condizioni di scarsa luce. Infatti in questo scatto io sono all'interno in casa con una luce a metà tra poca luce e tanta luce, una condizione per la quale il sensore macro da 2 megapixel avrebbe fatto molta fatica a tirar fuori uno scatto pulito e senza rumore, mentre qua abbiamo uno scatto di tutto rispetto. Facendo una prova veloce con la fotocamera macro, io entro nella modalità, mi avvicino, metto a fuoco, scatto. Beh ragazzi, questo è il risultato con la fotocamera 2 megapixel. Come vedete, la qualità cala drasticamente. Sullo schermo, visto normalmente, sembra una bella foto. E lo è, perché comunque per un uso Instagram, un utilizzo social, va più che bene. Ma se poi l'analizziamo, come vedete, su un grande schermo, andando a zoomare, non è poi quella gran foto. Ovviamente notate molto rumore dato dal fatto che era una condizione di scarsa luce, il sensore da 2 megapixel è davvero molto piccolo, e soprattutto un bokeh che non ha niente a che fare con quello di prima. Come vedete, molto ma molto meno accentuato e molto meno appagante alla vista. Beh ragazzi, con questo video ho dimostrato che si può fare, si possono scattare foto macro anche con meno 10. E soprattutto ho dimostrato che non solo riesce nell'intento, ma è anche uno dei migliori, perché avere una modalità dedicata macro per gli scatti non è qualcosa da sottovalutare, dal momento che davvero in pochissimi ce l'hanno, e quelli che ce l'hanno non tutti la sfruttano davvero bene. Ricordiamo ad esempio P30 Pro che anche lui ha questa possibilità, ma anche altri medi di gamma che però non lavorano affatto bene come questo. Il vantaggio di avere un sensore così risoluto e così grande ci permette di fare uno zoom digitale che migliori ancora di più questa tipologia di scatti e renda unico il meno 10 per le fotografie macro. Quindi se il video a questo punto vi è piaciuto, vi ricordo che potete lasciare un like o un commento e iscrivervi al canale se volete altri video di questo tipo. Cercherò sicuramente di portare altri video in italiano sul canale, dal momento che anche parte della mia community è italiana. Detto questo, spero di potervi rincontrare nel prossimo video, e vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram, Lorenz Simonetti, e mandarmi qualsiasi messaggio vogliate, anche di qualsiasi delucidazione, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.